Cari amici, bentrovati. Il nostro tempo appare più favorevole, più disponibile, più attento a prendere in seria considerazione quello che riguarda la vicenda umana ed eventualmente solo in seconda battuta giunge a considerare quello che opera il Signore nella storia degli uomini. Il nostro pensare, talvolta frastornato, è segnato da inevitabili limiti e, diciamo pure, nella sua povertà diventa ancor più limitato quando è condizionato dal nostro egoismo, dalla nostra superficialità e dall'insignificanza delle nostre ragioni. Ancor più il nostro sguardo appare miope di fronte al futuro che ci attende. E non nascondiamoci che proprio questa è ormai l'inevitabile causa di molti mali che ci assediano in ogni ambito del vivere umano. Ed è proprio in questo mondo dove la sordità, la cecità, il mutismo, l'incapacità di prendere coscienza della realtà, proprio in questo nostro mondo Gesù ci descrive in modo particolare e singolare il modo diverso di operare da parte di Dio. Ma ascoltiamo e facciamo nostra la pagina evangelica che la Chiesa ci offre in questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. L'opera di Dio accade nella storia e giunge a compimento, come avviene per un seme nella terra, senza che noi possiamo controllarla e determinarla. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. Come l'uomo non può vedere lo svolgersi del processo che ha avviato seminando il seme, così a nessuno è dato di decidere dell'opera di Dio. Il regno di Dio cresce, il regno di Dio si sviluppa secondo la logica stessa di Dio, che non è una logica di appariscenza, di autoaffermazione, di dominio. Quello che è necessario veramente è rimettersi in ascolto della parola che Dio vuole rivolgerci, degli insegnamenti che vuole dare a noi suoi discepoli, a noi che impariamo da Lui. La presunzione di metterci sempre al centro e mai di ascoltare, cioè
l'indisponibilità ad essere recettivi di Dio che ci parla, purtroppo ci conduce anche a non giocarci secondo quelle soluzioni, addirittura che la stessa scienza, che la stessa razionalità ci suggeriscono nei vari ambiti del vivere umano. Noi non amministriamo più il creato. Perché? Perché ne siamo i padroni indiscutibili. Non siamo più capaci di incontri, di relazioni vere. Perché? Perché pretendiamo di essere i dominatori dei fratelli e delle sorelle. Non siamo più in grado di costruire un rapporto bello con il Signore. Perché? Perché non siamo più in grado di accogliere Dio nella nostra vita. Possiamo fare anche senza di Lui. Ormai la nostra vita è un costante red carpet, senza accorgerci però delle necessità vere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Ecco, se da una parte non ci è dato di controllare e di determinare l'opera di Dio, dall'altra quello che Dio compie ha in se stesso, nonostante la sua apparente debolezza, la capacità di giungere alla sua piena maturazione. Credo una delle scoperte più belle nella mia vita è proprio quella di considerare che Dio sta lavorando e che lo sta facendo con gli strumenti e le possibilità scelti da Lui. Quello che Lui fa si sviluppa e cresce comunque. Ha in sé la forza di arrivare a maturazione, di portare frutto. Un frutto che ridonda a favore di tutti, anche di coloro che hanno scelto di non dare fiducia a Lui. Vedete, Dio non è uno sfaccendato, non è arbitrario. Sceglie e propone una logica di ascolto. Sceglie e propone una logica di accoglienza. Sceglie e propone una logica di semplicità contro uno spirito di supremazia, di dominio, di esaltazione. Apparentemente, oggi, sembra che tutto sia destinato a fallire, perché siamo indubbiamente condizionati dai nostri calcoli pastorali, funzionali ed economici. Il vero problema, però, è che senza la nostra adesione e nonostante la nostra presunta sufficienza, Dio porterà a termine la sua opera. E il disastro sarà legato al fatto che noi non siamo stati capaci di goderne e di esserne a nostra volta frutto. Ricordiamoci che il Signore seminerà il seme più piccolo e che questo seme diventerà un albero grande. Se non saremo in grado di partecipare alla sua opera, chiediamogli almeno di poter godere della sua ombra di grazia e di amore senza la nostra insensata opposizione. Vedete, crescere e operare per il regno di Dio ci domanda ascolto e disponibilità. Facendo nostri i suoi insegnamenti, crescendo interiormente e diventando capaci di far fruttificare l'opera di Dio. Nella prima lettura sentiamo in questa domenica che Dio pianterà il suo ramoscello, la sua opera continua. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Buona domenica e soprattutto sentiamoci pieni di gratitudine per quello che nel suo amore il Signore continua a fare. A presto, cari amici.
Thank you.